Ritorniamo a parlare di soldi importanti, ritorniamo a parlare di cose che sono utili per la nostra vita, per il nostro futuro, il debito italiano e tante altre cose. Ne parliamo con Fabio Conditi, che è qui con noi, che salutiamo come al solito. Buongiorno. Ciao Luigi, buongiorno a te e a tutti i tuoi ascoltatori. Allora, la cosa che ultimamente fa molto chiacchierare coloro che sono nell'ambito, diciamo così, del mondo dell'economia e della finanza è il famoso appello di Ascoli Piceno, che potrebbe passare addirittura alla storia. Ne vogliamo parlare meglio, Fabio? Ma sì, abbiamo fatto un evento ad Ascoli Piceno, io e Nino Galloni, e alla fine, in maniera molto naturale, quasi senza che fosse previsto, è venuto fuori una sorta di proclama. Cioè, lui ha iniziato parlando di un colloquio, di un battibecco che aveva avuto con Alberto Bagnai, nel quale giustamente la posizione del deputato Bagnai è che il governo è ricattato dai mercati, che quindi dai mercati e comunque dalle regole dell'Unione Europea, e quindi non è in grado di fare politiche espansive. Però in realtà a un certo punto Nino ha detto se tu sai però che questo è il problema, che l'Italia è debole da questo punto di vista, siccome ci sono soluzioni, e sono quelle che proponiamo ormai da anni, dal famoso piano di salvezza nazionale, che permettono di evitare questi ricatti e di rinforzare questo punto debole dell'Italia, a quel punto però, se non lo fai, significa che ti adegui a queste logiche e quindi fai più gli interessi dei mercati finanziari che non gli interessi del popolo italiano. Questa è la sostanza. Ti interrompo un attimo, non andiamo sulla polemica, no? Ok, quindi questo, diciamo così, è la premessa. Andiamo a effettivamente su quello che dite voi e quello che sostiene alla soluzione. La soluzione è semplice: siccome l'Italia ha un debito pubblico per il quale ogni anno deve rifinanziare questo debito, quello che va in scadenza, per un ammontare di circa 350 miliardi in un anno, quindi deve fare aste per i BTP e collocarli, e qui deriva il ricatto, perché se i mercati finanziari non ti comprano questi titoli, le aste vanno deserte e quindi chiaramente tu sei sotto ricatto. Ma tenendo conto, Fabio, che fino ad ora le aste non sono andate mai deserte, ma sono andate corte. Questa è la realtà. Tra l'altro, ma se tu addirittura prendi consapevolezza che la ricchezza finanziaria degli italiani è 5.000 miliardi, di cui solo 200 miliardi sono investiti direttamente nei titoli dello Stato, perché il resto va tutto sui mercati, lo tengono fermi sui conti correnti, eccetera, basta che solo il 10% di questa ricchezza finanziaria tu la dirotti verso un prodotto adeguato, e quindi deve essere un prodotto liquido, molto semplice e che non ha rischi, e tu a questo punto su 5.000 miliardi il 10% sono 500 miliardi, quindi per un anno non devi più fare aste titoli con i BTP sui mercati finanziari. Quindi la questione è semplice, quello che diciamo molte volte: gli italiani hanno molti soldi in banca, si parla di circa 4.000 miliardi, no? Più o meno, adesso certo. La cifra è quella. No, 5.000, siamo nel 2021 erano 5.200 miliardi, poi sono calati perché i mercati sono calati, però l'ordine di grandezza è quello. Ecco, è quello che diciamo spesso, insomma, gli italiani hanno questi soldi in banca, è la famosa famiglia che ha un conto con, che ne so, 1 milione di euro, è inutile andare a chiedere dei prestiti in giro per fare un'operazione per rilanciare la famiglia, basta andare a prendere quei risparmi lì e utilizzarli al meglio. Però si devono utilizzare strumenti semplici, cioè basta una piccola carta, quindi un conto di risparmio, una carta magnetica di risparmio che tu fai ricapitare alle famiglie italiane e dici loro: se voi mettete dei soldi, caricate questa carta con 1.000 euro, noi vi diamo un rendimento del 5%. Ecco. Questa è una cosa semplice, banale, che la puoi fare con un bonifico, e secondo me un rendimento così, con la garanzia di non perdere mai il capitale, secondo me attrarrebbe molta, non dico, però almeno il 10% di questa ricchezza potrebbe essere dirottabile su questo prodotto. Ecco, allora speriamo che allora possa capirlo il governo questo. Perché fino adesso non l'ha capito, Fabio? Ma c'è un fatto anche tecnico, perché tecnicamente fino a qualche anno fa una soluzione di questo genere era difficilmente perseguibile, proprio per un problema tecnico. Oggi in realtà la tecnologia permette intanto la tecnologia oramai ha dematerializzato i titoli dello Stato. Tu sai che i titoli dello Stato sono fondamentalmente elettronici ormai, e quindi la possibilità di renderli anche scambiabili, quindi come se fosse un vero e proprio conto corrente, non è una cosa che si poteva fare da sempre, insomma, e quindi è anche un fatto tecnologico, e quindi bisogna convincere i politici che questa innovazione tecnologica è fattibile. Noi l'abbiamo verificata con una grande azienda a livello nazionale, che è la Data Group Business Solution, che ci ha dato supporto
e ci ha garantito che la soluzione è realizzabile, e quindi adesso dobbiamo solo convincere i politici a farlo. Hai detto niente, la parte più difficile. Vabbè, comunque, in ogni caso, noi ci lasciamo con questa opportunità che spieghiamo ancora una volta e sintetizziamo in quattro parole, Fabio, vai. Possiamo reevitare ricatti ai mercati finanziari con un conto di risparmio stabile, garantito e remunerativo per gli italiani, ma soprattutto possiamo utilizzare anche una moneta fiscale che oggi Eurostat ha reso legale e possibile per lo Stato italiano, ma questo ne parleremo un'altra volta. Bene, italiani, abbiamo la soluzione, l'importante è che capisca bene il governo che c'è una strada da percorrere, speriamo. Allora, anche al governo facciamo un appello, ascoltate il proclama di Ascoli Piceno. Dove si trova il proclama? È pubblicato nel nostro canale YouTube Moneta Positiva, lo trovate, è un video molto breve di 14 minuti dove io e Nino spieghiamo perché queste soluzioni sarebbero in questo momento la panacea di tutti i mali. Perfetto, Fabio, ti ringrazio, ti auguro una buona giornata e incrociamo le dita. Grazie anche a te, Luigi, ciao.